Sì, loro hanno iniziato fin da subito a metterla sul piano fisico, eh, fino all'inizio sono, sono stati dominanti, eh, siamo riusciti a contenerli bene nei primi 20 minuti, eh, fino al 17-3, eravamo anche in zona d'attacco, poi sì ovviamente il cartellino rosso, Uh, non vuole essere un alibi. Ci ha un po' tagliato le gambe. Dopo loro, fisicamente, sono riusciti ad essere ancora più dominanti e hanno preso il largo. Uh, C'è rammarico ovviamente perché potevamo fare sicuramente una partita con più consistenza, anche se ovviamente abbiamo lottato fino in fondo. Ma ovviamente oggi il Sudafrica era di un livello superiore e accettiamo il verreto del campo. Forse uno scoglio ancora più difficile: che sono gli All Blacks, la migliore squadra del mondo. Ci prenderemo in settimana per ovviamente dare il massimo. Sappiamo che la sfida è durissima, e... ma non vogliamo lasciare niente, vogliamo lasciare tutto sul campo, quindi ci parleremo al massimo come sempre e, e accettiamo la sfida, anzi siamo ansiosi di scendere in campo e alla fine di fare una grande partita. Ecco. È giusto che dopo un mondiale aprire un nuovo ciclo con nuovi giocatori, giocatori giovani di interesse nazionale, ce ne sono tanti a Treviso, alle zebre, e quindi è giusto anche fare spazio agli altri. E adesso Prima ho concentrato sulla Nuova Zelanda, poi farò le mie valutazioni e sono contento di essere qua al Mondiale. Chiaramente oggi sono molto deluso perché mi aspettavo una partita totalmente diversa. Pensavamo sicuramente di essere più performanti, analizzeremo bene quello che è stato e cercheremo di essere molto più pronti molto più fisici con gli All Blacks loro sono probabilmente più forti di noi nel primo tempo sappiamo non abbiamo saputo prima la partita um, abbiamo parlato fino al primo tempo che noi dovevamo mettere il nostro piano ancora nel secondo tempo se è possibile segnare è possibile chiedere loro una, una, una domanda eh, in loro testa uh, abbiamo un'opportunità 5 metri di loro linea e nel quarto rosso è giusto reduced Uh, è impossibile giocare a questo livello con uh, senza 15 uh, <laughs> uh, abbiamo perso già due piloni a nel primo tempo ma è impossibile no, ho pensato al coraggio di tutti quanti in campo uh, uh, tu hai visto le, i paccaggi di Matteo Menozzi Jaden Hayward uh, Callum Braley sul Chelsea and Colby ovviamente con le stanchezze loro hanno fatto i errori ma è impossibile contro loro questa era era altissimo livello and um, abbiamo giocato contro la squadra all'altissimo livello con 14. È possibile, you know, noi dobbiamo. Essere deluso uh, adesso per le, le prossimo due giorni. And, um, andiamo a Toyota and noi preparati set, e dobbiamo per la settimana prossima. Questa è la nostra vita, la nostra vita di tutti in sport è, è sempre duro, specialmente in questo momento è duro, uh, ma è la nostra vita. Quindi so, prepariamo per le partite, vogliamo mostrare il uh, nostro massimo livello contro New Zealand e uh, uh, vediamo. Sì, lottare quando si gioca a rugby dovrebbe essere il minimo. Sicuramente il Sudafrica ci ha messo in difficoltà sui drive. Le prime due metri che hanno segnato sui drive sicuramente abbiamo subito molto, non siamo riusciti a fermarli. E, e nonostante tutto abbiamo, comunque siamo riusciti a, a rimanere in partita. Sicuramente la volontà della squadra non, non è venuta mai a mancare, ma loro sono stati sicuramente molto più dominanti di noi eh, sull'impatto fisico. Il cartellino rosso certamente. Ha avuto un'influenza negativa perché è stato in un momento anche inizio secondo tempo dove abbiamo iniziato bene e dove magari segnando qualche punto lì potevamo rimanere vicini al punteggio e magari non dare quella tranquillità mentale al Sudafrica che poi ha avuto e poi alla fine il risultato è diventato il passivo molto, molto pesante quindi effettivamente c'è la delusione di del, del non aver riuscito a fare qualcosa di storico e anche le, la doppia delusione di aver preso 50 punti. Questi sì, 80 minuti che possono essere molto lunghi se non uh, prepariamo bene questa settimana, quindi sarà... Fondamentale è recuperare energie. Credo che non serva tantissimo stare in campo a, a perdere energie. Ci saranno probabilmente altri ragazzi che avranno l'opportunità anche di giocare contro gli All Blacks, che è sempre un grande privilegio. Ma ancora di più, una Coppa del Mondo. Non abbiamo la pressione contro di loro, ma credo che abbiamo il dovere per noi, per, per questo gruppo che comunque finisce anche un ciclo di quattro anni insieme con questa Coppa del Mondo, di finire dando il meglio di noi stessi per noi e, e finire bene questo mondiale. Quindi, mi auguro che che in questi due giorni si possa digerire questa grande amarezza e, e niente subito pensare alla partita contro la Nuova Zelanda perché effettivamente sarà molto, molto complicato.